puntata qui su A Tu per Tu con Marilu. Oggi è mercoledì e dato il periodo un po' delicato che stiamo vivendo in Italia in questo appunto periodo, la diretta del mercoledì che facciamo solitamente sia su Instagram che su Facebook sarebbe saltata. Ovviamente era inutile anche spiegarvi il perché. Ma ho pensato, perché non continuare comunque a tenerci compagnia in questo quarto d'ora di tempo che abbiamo appunto a disposizione. E mi è venuta in mente l'idea di girare una videoricetta in modo che insomma voi possiate comunque vedermi e soprattutto utilizzare la videoricetta proprio per farvi vedere una tra le tante ricette a disposizione che durante le dirette non riesco mai a fare. Perché come sappiamo bene, ecco, nelle dirette abbiamo all'incirca 10-12 minuti pieni di ricetta. Andiamo a realizzare uno tra i secondi che più facciamo nelle nostre case, ossia un polpettone di carne. Ingredienti semplicissimi che abbiamo quasi tutti in casa e lo andiamo a fare proprio con la passata di pomodoro, quindi al sugo. Vado ad utilizzare come tutti i mercoledì il nostro Magic Cooker e quindi vi faccio vedere la modalità del polpettone col Magic Cooker. Andiamo a vedere, va? Riposare per 10 minuti. Prendiamo una comune casseruola, all'interno versiamo dell'olio extravergine d'oliva ed iniziamo a formare i nostri polpettoni. Poggiamo il Magic Cooker sopra e andiamo in cottura. Accendiamo a fiamma alta e facciamo rosolare 4 minuti circa dal primo lato. Ed ora lasciamo cuocere per i primi 4 minuti, come appena detto, a fiamma alta. Dopodiché dobbiamo spegnere, aspettare i canonici 30 secondi come vi insegno durante le dirette e dopodiché girare i polpettoni dall'altro lato e proseguire la rosolatura per altri 3 minuti, ma questa volta aggiungiamo la cipolla a fette. Come dico sempre durante le dirette, la tempistica di rosolatura non è per tutti uguale, nel senso che dipende da che fornello utilizziamo e da che tegame stiamo utilizzando. Ci sono tegami antiaderente classici, ecco, più comuni, che sono sottili e la trasmissione del calore avviene velocemente. Tegami come la vulcanica, l'ovale, la quadrata, la black diamond, che hanno un certo spessore e una certa importanza, invece ci mettono qualche minuto in più. Il consiglio che vi do è: mantenete 4 minuti la fiamma alta, ma controllate il grado di rosolatura desiderata. Ho atteso 30 secondi, togliamo il Magic Cooker. Se attendete la tempistica corretta non ci saranno tanti vapori a fuoriuscire. E adesso con due spatoline in silicone, se utilizzate la quadrata, andate a girare tutti i vostri bei polpettoni morbidi. Aggiungiamo anche la cipolla tritata, in modo che si rosoli anch'essa. Poggiamo nuovamente il Magic Cooker e andiamo di nuovo in cottura a fiamma alta. Trascorsi ulteriori 3 minuti, spegniamo e aspettiamo 30 secondi. Togliamo il Magic Cooker. Controlliamo che anche da questo lato ci sia la rosolatura desiderata. E da questo momento in poi parte la vera e propria cottura. Avvieremo la cottura a fiamma alta
fino a quando non fuoriuscirà il vapore dai fori. Come potete notare, sta fuoriuscendo il vapore dai fori, quindi io andrò ad abbassare al minimo la mia fiamma e da questo momento in poi calcolare all'incirca i 20 minuti. Sono trascorsi i primi 10 minuti, quindi andiamo a vedere che cosa sta succedendo all'interno del tegame. Diciamo che va più che bene, io non devo aggiungere acqua, non devo aggiungere liquidi perché ho utilizzato dei pomodori pelati e fatti in casa e poi sono andata a frullarli, insomma. Copro nuovamente col Magic Cooker, metto la fiamma di nuovo bassa 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 e lascio cuocere per altri 10 minuti. Avete visto quanto è facile fare il polpettone in casa? Io oggi ve l'ho fatto vedere con la passata di pomodoro, ma in realtà si può fare davvero in tantissimi modi. Potete farlo con i piselli, facendoli rosolare insieme alla cipolla. Potete farlo insieme alle verdure, quindi sedano, carote, cipolle, dei funghi per esempio. Anziché mettere la passata di pomodoro, andrete ad aggiungere un bicchiere di plastica di brodo vegetale ed avviare quindi la cottura in bianco. Ragazze, non c'è che divertirvi in cucina, sperimentate tante ricette perché davvero ne abbiamo mille da fare. Stesso procedimento vale per il polpettone intero, quindi un unico pezzo. Ma voi vorrei sapere tanto, che oggi mi state mancando tanto perché non posso interagire con i commenti e non possiamo leggervi in diretta. L'avete mai provato a fare il polpettone col Magic Cooker? Fateci sapere come l'avete provato a fare, se in bianco oppure al sugo, e se avete anche una vostra ricetta di fiducia. Ma ora andiamo a controllare i polpettoni, va?